Buonasera. È stato arrestato e condannato per direttissima il 19enne nordafricano che ha aggredito un vigilante del supermercato Lidl, intervenuto quando l'uomo, alla cassa, si era rifiutato di pagare una parte della spesa. Il giovane, poi condannato per rapina impropria, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il vigilante e averlo colpito con un pugno al volto. Inutili a scagionarlo i tentativi di farsi passare per minorenne. Ha fatto rientro a casa Deborah, la 17enne sassolese di origini campane, scomparsa da Sassuolo martedì. La giovane, che si era allontanata volontariamente spegnendo il cellulare senza dare notizie di sé per 3 giorni, è tornata a casa ieri sera. Sospiro di sollievo per la madre, che aveva contattato anche la trasmissione Chi l'ha visto. Sulle sue tracce, i carabinieri di Sassuolo, cui era stata sporta denuncia. Grande successo allo Iago Pleasure Club per il secondo appuntamento con il Revival 8 Club. Centinaia le persone che hanno preso parte alla cena e alla serata danzante sulle note dei successi di un tempo, ricordando i fasti della discoteca di Viale 20 Settembre. Ecco le interviste ai DJ Rolli e Moreno Manfredini. È ancora una serata 8 Club. Quello che c'è stato l'altra volta era talmente coinvolgente che c'è stato il bis stasera. Ma avevamo un po' in programma di rifarla, poi visto il successo della prima serata abbiamo pensato, facendo passare un po' di tempo, di rifarla, e in effetti Sassuolo ha risposto molto bene, addirittura quasi raddoppiando le prenotazioni rispetto all'ultima volta. Ma com'è che Sassuolo è legato a questo tipo di Amarcord? Ma è legato al tipo di Amarcord perché l'Otto Club ha vissuto i suoi anni migliori quando gli anni migliori erano per tutta Italia. C'era voglia di fare, l'economia andava bene, eravamo tutti un po' più spensierati, quindi secondo me sono tutti rimasti legati un po' a quegli anni lì, e quindi insomma è un richiamo forte. Oltretutto un locale che era veramente molto bello, frequentato da tutta la regione Emilia Romagna, l'Otto Club è rimasto nel cuore di tutti. Ma quello che voi avete seminato a livello di Otto Club ha avuto dei proseliti anche in persone, maschi e femmine, che hanno la metà degli anni. Ma insomma l'Otto Club lo ricordano tutti, diciamo che dopo che abbiamo smesso io e Moreno ha portato avanti un po' il discorso Andrea Sarti e tutto un gruppo di un pochettino più giovani, diciamo una generazione successiva, quindi è rimasto nei ricordi di generazioni, diciamo fino a quelli nati negli anni 70, che si tramanda. La musica era molto bella, molto 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 ballabile, quindi non lo so, sono ricordi, sai, quando si diventa un po' vecchi i ricordi fanno sempre piacere. Queste serate qua servono soprattutto a ritrovarci, stare insieme, ridere insieme e ricordare i tempi che furono, insomma. Allora Moreno, sicuramente tu sei uno che parla poco, però fai uno sforzo stasera, soprattutto perché io ho usato il termine Amarcord, che si usa per delle cose molto in là. Questo Amarcord rivive nelle persone che hanno la vostra e la mia età, ma anche in quelli più giovani. Lo dicevo prima con il tuo partner, chiamiamolo così. Ma non lo so se i giovani apprezzano la musica che noi mettiamo, però cerchiamo di accontentare anche loro. Dalle presenze sicuramente apprezzano, perché non credo che abbiano apprezzato solo la cena, apprezzano anche quello che mettete come musica. Ma diciamo che a Sassuolo ormai non c'è rimasto più niente, quindi queste feste che organizziamo, diciamo che fanno molto piacere a questa gente, insomma. Dopo questa c'è una piccola sosta, però avete già preparato qualcosa per Natale, prima di Natale tu ci sarai. Se c'è da mettere su della buona musica ci sarò. Passiamo allo sport. Al via, dopo la pausa per gli impegni della nazionale, il campionato di Serie A. Il Sassuolo sarà impegnato domenica a Genova, in casa della Sampdoria. Fischio d'inizio alle 12.30. 2 settimane di grande tennis allo Sporting Club Sassuolo, dove oggi hanno preso il via i campionati provinciali assoluti, che si chiuderanno il 4 dicembre. Tra gli atleti di casa, tante le aspettative su Giulio Mazzoli, testa di serie e campione uscente nel singolare maschile, e su Michela Piccioli, seconda testa di serie nel singolare femminile. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, arrivederci a lunedì.